progetto Ponte di Mare è stato per l'Ecomuseo Mare Memoria Viva un'occasione importante per affiancarci a un pubblico nuovo rispetto a quello con cui noi lavoriamo, ossia il gruppo dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Con loro abbiamo iniziato un percorso di coprogettazione per la creazione di oggetti in generale. E questo percorso è partito dal camminare nel nostro quartiere, la Costa Sud, nel conoscere i contenuti e le storie raccontate nel nostro ecomuseo, fino a creare una piccola e nuova comunità di riferimento che appunto si è affezionata al nostro ecomuseo. Oggi è importante fare progetti insieme, ovvero l'istituzione, in questo caso il museo, ha chiamato me come designer, ma che in realtà fungo da facilitatore di alcune dinamiche, ovvero abbiamo analizzato il museo insieme a un gruppo di ragazzi giovani e fu progettato il merchandising e l'espositore che, del museo, per capire un po' insieme una metodologia ed essere in grado di creare una narrazione tramite un metodo che potesse soddisfare il museo e dare ai ragazzi una consapevolezza del proprio territorio e di possibilità di esecuzione progettuale. Grazie a Ponte di Mare abbiamo lavorato con una designer e un artista all'ideazione e alla conduzione di percorsi laboratoriali, processi collettivi, con ragazzi e ragazze, ma allargati anche alla comunità degli abitanti o ad altri loro coetanei. Questa è una forma d'arte che ci rappresenta, in cui ci riconosciamo, che ci conferma come l'agire e il pensare creativo trasformino l'esistente. Quindi raccoglieremo delle terre locali, quindi ci interrogheremo da dove vengono queste terre, quali attività produttive c'erano in passato in questi territori, e con queste terre che faremo diventare argilla realizzeremo degli oggetti. Questi oggetti verranno cotti in un forno artigianale che realizzeremo qua nel museo e successivamente con gli oggetti una volta cotti faremo una festa, quindi la festa delle cose. Thank you.